Laura Turacchi, vicepresidente della Proloco di Sassofortino. Oggi a Sassofortino è andata in scena la cronoscalata del Peruzzo, una gara ormai classica, non soltanto per Sassofortino ma anche un po' per tutta la Maremma del ciclismo. Com'è andata questa prova e com'è l'importanza di questa gara per tutto Sassofortino? Allora, questa prova direi che è andata bene. L'anno scorso hanno stabilito il record, quest'anno c'è stato un vincitore che veramente ha prevalso, però comunque calcolando che è davvero i professionisti, perché si tratta di una salita veramente ardua, questo rende ancora di più difficile l'impresa, ancora più importante per noi l'appuntamento. Ci fa piacere farla per un valore dello sport, per promuovere il territorio e perché quando ci sono questo tipo di iniziative si rende comunque anche lo spirito della socializzazione e quello che poi vogliamo promuovere come Proloco. Spirito di socializzazione che ovviamente vive bene anche grazie alla Sagra del Maccherone, che è un appuntamento fisso qua a Sassofortino. Sì, esatto, Sagra del Maccherone, che appunto adesso durerà fino al 15 di agosto, con solo un intervallo di 2 sere, e oltre alla genuinità del mangiare si abbina a questo scenario che comunque è naturale e che quindi rende più ancora la voglia di vivere in modo sano e di avere attitudine allo sport, oltre che appunto promuovere ogni forma di sviluppo socioculturale e territoriale in generale. Qualcosa in più sulla vostra Proloco, di cosa vi occupate, quali sono allora, le prossime cose da organizzare? Allora, noi siamo una Proloco che è nata da un paio d'anni, che però appunto sta continuando il percorso iniziato dal comitato e che continua e spera di appunto rafforzare, promuovere, incentivare ogni tipologia di forma sia di associazionismo e anche comunque di voglia di fare, che può essere quella artistica, culturale, sociale, e chi più ne ha più ne metta. Stiamo cercando di incrementare le iniziative, di dare un po' più spazio sia ai giovani che agli anziani e quindi ecco di riuscire anche ad essere attivi in tutte le varie fasce d'età.